Ciao ragazze, allora, quando vi ho fatto il tour sulla mia casetta, in tantissime mi avete chiesto di farvi il video sul letto all'americana, quindi su come sistemare i cuscini, copriletto, misura dei cuscini, eccetera, eccetera. Appunto per questo oggi sono qui seduta sullo solettone in camera da letto e quindi iniziamo subito, vi faccio vedere tutto quanto quello che abbiamo preso per creare appunto il letto all'americana. Questo è il nostro lettone e come vedete di cuscini ne abbiamo 7, quindi ci sono 2 sul retro belli grandi, poi ci sono altri 2 che dovrebbero essere quelli europei come misura e poi ce ne sono altri 2 davanti, uno piccolino. E questo è il cuscino che avete visto dietro a tutti quanti, questo è quello appunto che sta dietro appoggiato alla testiera del letto e questo come misura è 65-65, naturalmente appunto noi ne abbiamo presi 2. Se anche avete il letto a una piazza e mezza, secondo me potete magari prendere dei cuscini un pochettino più piccolini, ma comunque metterne 2 se volete fare il letto all'americana e questo appunto è 65x65. Come avete visto le federe sono in coordinato con il copriletto, anche questi li abbiamo presi all'IKEA, abbiamo preso tutto all'IKEA e il pacco praticamente sarebbe questo, questo è uguale identico però blu e come vedete ci sono i 2 cuscini, le 2 federe da 65-65 più il copriletto, appunto il cuscino va acquistato naturalmente a parte. Davanti ancora c'è questo cuscino che è quello che usiamo per dormire praticamente. E questi sono quelli in piuma d'oca e sono adatti appunto al tipo di posizione che assumiamo per dormire, che è una cosa carina che secondo me hanno fatto all'IKEA, però devo dire che sono molto molto comodi, io ci sprofondo proprio dentro e mi addormento in 2 secondi. E questi come misura sono 60x70, quindi questi se non sbaglio appunto dovrebbero essere della misura europea, quindi questi sarebbero quelli che noi usiamo in Europa solitamente, solo che ne mettiamo solo 2 di cuscini, invece gli americani appunto ne hanno di più, ma secondo me è molto più utile specialmente se vi mettete a leggere un libro prima di andare a dormire come me, è molto più comodo avere tanti cuscini perché insomma si sta proprio comodi comodi comodi. E come avete visto, se i 2 cuscini che stavano sul retro li abbiamo abbinati al copriletto, questo invece è abbinato al copripiumino che potete vedere e mi piace molto l'IKEA perché ha questi set, ne abbiamo presi diversi, quindi appunto se volete fare il letto così all'americana vanno abbinati 2 cuscini al copriletto, altri 2 appunto all'altra punta al copripiumone. Poi davanti, e siamo a quota 4 cuscini adesso, davanti ancora come avete visto ne abbiamo 2 da 50x50, questi sono i cuscini quelli classici, come misura sono anche quelli che vanno messi sul divano e quindi sì, sono quadrati 50x50, io non ho la federa in questo momento, quindi questo che vedete è soltanto il cuscino che si trova anche questo all'IKEA e naturalmente vi consiglio di scegliere un colore che si abbini bene con il resto, magari con il copriletto o con il copripiumino. Noi stiamo cercando delle federe azzurre proprio perché se vedete la fantasia dei cuscini e del copripiumino ha delle striscioline azzurre, quindi direi che ci potrebbero stare bene. E poi davanti ancora abbiamo messo questo piccolo cuscino, non so le misure di questo cuscino, l'importante è che sia un cuscino più piccolo rispetto a tutti gli altri. Un'altra cosa che mi piaceva molto, solo che quello dell'IKEA era un pochino troppo grande, un'altra cosa che ci sta molto molto bene sono quei cuscini allungati, fatti tipo a rotolino, non so come spiegare, tipo una caramella allungata, non lo so, comunque anche quello c'è all'IKEA ma appunto mi sembra un pochino troppo grande, ma se vi piace ci sta molto molto bene nel letto all'americana. E niente ragazzi, queste erano un po' tutte le informazioni per poter ricreare un letto all'americana, quindi i cuscini ricapitolando sono 7, vi ho dato tutte le misure dei cuscini, spero di avervi detto tutto, li abbiamo abbinati quelli dietro al copriletto, il copripiumino invece l'abbiamo abbinato a quegli altri. Quindi sì ragazze, questo è tutto, bacio grandissimo e a lunedì con un nuovo video. Ciao!